Ben ritrovati amici di Golf Television, puntata numero 252, come dico sempre io, caro Marco Lanza. Caro Marco Bucarelli. Allora, oggi abbiamo due grandi ospiti. Uno organizza circuiti da una vita e manda in finale in giro per il mondo le persone, una cosa eclatante. Pensa che l'altro è un presidente di una grande associazione che bisogna tenersi buona, perché sono quelli che guardano gli investimenti, per cui sai, che è quella dei promotori finanziari. Io li presenterei subito e che in modo altrettanto impegnativo organizza un grande circuito con tutti i suoi associati. E Certo. allora diamo il benvenuto a questa puntata a Adriano Vicini per Arte e Golf e a Patrizio Comi, presidente della PF Golf, promotori finanziari. Grazie. Giusto, dico bene? Consulenti. 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 Beh, non siete più, è vero, consulenti, consulenti. Però è rimasta PF Golf. Sì. È una via di mezzo, diciamo, nel No, tempo. diciamo che si vedeva bene il marchio, perciò. Allora, i consulenti finanziari. Allora, intanto mi perdonate un attimo, siccome Marco Lanza pochi minuti fa è andato da un amico di Golf Television, l'ha catturato giusto perché lui è sul pezzo, è cronaca vera. Andiamo a vedere questo saluto di un professionista giovane, bravo, al suo primo anno sul tour, che sta regalando grosse emozioni. Un caro saluto agli amici di Golf Television. Sono qua con Marco Lanza che non mi ha dato nemmeno il tempo di disfare le valigie. Sono tornato da poche ore dall'Egitto dopo la mia vittoria al New Giza Open. È stata una settimana molto faticosa, però sono contento di aver ottenuto la mia prima vittoria da professionista. Adesso sono primo nell'ordine di merito dell'Alps Tour e i miei prossimi impegni saranno appunto in Abruzzo, una gara dell'Alps Tour e poi due gare del Challenge Tour in Turchia e in Spagna, quindi ho altre 3 settimane molto impegnative, mi sto preparando, non vedo l'ora di ricominciare e niente, seguitemi. Ecco, mi piace Scalise perché Io c'è direi una una cosa, storia. è giusto fare i complimenti a Scalisi, però dobbiamo ricordare che questa è la sesta vittoria stagionale degli azzurri. Ha cominciato Molinari, poi Romano, i fratelli Lupparelli, poi Migliozzi. Scalise è proprio l'altro ieri, no, Ha vinto, ah ha beh. vinto Sì, in Egitto. Giachetti. Ah, beh, no, E quindi ok, prego. siamo alla sesta vittoria. E poi naturalmente bisogna fare i complimenti alla prima giocatrice italiana, cioè in senso assoluto giocatrice e anche giocatore, la prima che è andata ad giocare ad Agasta. Si tratta della piemontese Caterina Don che ha conseguito il 12° posto in questo meraviglioso, stupendo e leggendario campo di Agasta. Allora, come sapete, non parliamo quasi mai di professionismo, però siccome Lorenzo Scalise è stato ospite da noi già un anno e mezzo fa, poi è tornato in America a studiare, ed è stata una puntata seguitissima proprio perché dava i giusti consigli ai ragazzi, ai dilettanti, a chi si appassiona a questo sport, ma che non è legato solo al mondo del golf, perché fa parte un pochino della filosofia, della quotidianità di chi vuole intraprendere nel mondo dello sport. Una carriera non trascurando lo studio. Lui è stato un ottimo testimonial, poi l'abbiamo ospitato quando è diventato professionista e oggi ci sembrava giusto questo saluto per ringraziare una persona brava, umile come carattere, sempre modesto, che è Lorenzo Scalise, ma di Ma grande spessore. speriamo di ospitare presto anche gli altri che si stanno comportando molto bene. Venite da noi, portiamo bene, siamo peggio delle iene ormai. Allora, Adriano Vicini, Arte Gold, abbiamo portato bene quando qualche anno fa abbiamo iniziato ad ospitarti nella nostra trasmissione, abbiamo iniziato a parlare del tuo circuito, di tutto quello che fai, sei cresciuto, finali all'estero. Il tuo circuito 2019 è iniziato proprio pochi giorni fa a Franciacorta. Esatto, la Dopo avremo un prima. servizio di quello, ma cosa è successo? Ma è stata la prima delle prossime 19 gare italiane e 4 tappe estere, tutte la chiamiamo Road to Marrakesh. Ogni tappa, la prima coppia netta vincerà per il secondo anno consecutivo la finale a Marrakesh, ospite del nostro name sponsor, il Fairmont Royal Palma. Ed è stata una giornata un po' particolare, in quanto un amico ha presentato un libro 2 anni fa in Inghilterra della storia della sua squadra, ovvero del Manchester United, a un caro amico che era già venuto i primi 2 o 3 anni a giocare in Arte Golf, e il desiderio era di poter essere noi la sede della presentazione del suo libro Red Glory, e
l'interessato di calcio in Italia, quindi Sir per il Martin calciofilo. Edwards, dopo avremo un servizio certo. Anche su di lui. Ma che un grande, un grande. No, so che è un grande. dopo guarda, mi racconti tutto di lui, visto che l'hai intervistato, ma prima di andare in pubblicità io volevo anche chiedere a Patrizio Comi, il vostro circuito, quante tappe quest'anno? Dunque quest'anno penso 13, sono talmente tante che me ne sono dimenticato. No, dovrebbero essere 13 più due doppie finali più il campionato a squadre, perciò un anno molto intenso. Bene, allora noi ci rivediamo tra poco, diamo anche noi un'informazione. Si è giunta la 29esima tappa, l'avevamo detto settimana scorsa, 29esima tappa del Golf Television in Tour. Giocheremo il 1° di settembre al Borgo di Camuzzago, quindi inseriamo anche questo nuovo campo, benvenuti in Golf Television, e poi comunque potete seguirci sulla nostra comunicazione sulle locandine. Mentre il servizio, lo diciamo subito, quello di Lecco, che doveva andare in onda in questa puntata, andrà settimana prossima, perché abbiamo tante sorprese in questa, e condenseremo due grandi trasferte, quella, visto che c'è la Pasqua che ci aiuta nei servizi, e non si giocherà, avremo quindi settimana prossima invece la tappa di Lecco e quella di Matilde Di Canossa in primo piano in Golf Television. Un piccolo spazio, ci rivediamo tra poco. Eccoci in studio. Un paio di settimane fa sono state giornate importanti, è partito Arte Golf a Franciacorta, ci sono state tante altre tappe importanti in giro per l'Italia, ma a Torino ce n'è stata una altrettanto importante, la finale internazionale Alfa Romeo del circuito 2018, e si è tenuta proprio ai Roveri. Andiamo a vedere questo servizio. Italia, atto conclusivo di un lungo torneo che ha accompagnato tutti gli appassionati nel 2018, all'insegna chiaramente del marchio Alfa Romeo. Giornata migliore non poteva esserci. Sì, devo dire splendida la giornata, splendido il campo qui a Torino. Alfa Romeo Golf Challenge è nato nel 2017 con 30 tappe a livello internazionale, che poi sono diventate 40 quest'anno. Oggi siamo qui per la finale. Davvero bello, tutti i nostri ospiti si sono divertiti, e non è finita, perché stasera li ospitiamo ad Arese a fare vedere la storia del nostro brand, e domani a Balocco, presso il nostro Proving Ground, avranno il piacere di provare le nostre automobili. Ecco, siamo proprio vicini a uno dei modelli che è più accattivante per quanto riguarda il golfista, che ha bisogno di spazi grandi per metterci più di una sacca da golf. Sono un esempio, perché Guido Stelvio è effettivamente comoda anche per chi gioca a golf, è spaziosissima, una macchina divertente e bella, ma sono di parte. Alfa Romeo che poi con la versione quadrifoglio imperversa non solo in Europa ma anche oltreoceano. Beh, è una macchina da corsa street legal, ok? Divertentissima, e devo dire che noi pensavamo che fosse per pochi amatori, ma in realtà la stiamo vendendo soprattutto in mercati come la Svizzera e la Germania, e molto molto bene. Gianluca Italia sul green? Andiamo avanti, io sono più bravo forse a vendere automobili, però mi diverto. Prossimi step per quanto riguarda l'abbinamento Alfa Romeo e il Golf, ce ne sono? Avete già in cantiere qualcosa? Ma sì, stiamo valutando le prossime edizioni, e in ogni caso localmente, attraverso i Motor Village che sono in giro per l'Europa, noi siamo sempre presenti nel mondo del golf, con Alfa Romeo soprattutto, anche con Jeep, però contiamo di proseguire a livello centrale come brand per questo International Challenge anche nel 2020.
Bene, noi salutiamo gli amici di Alfa Romeo perché comunque ci hanno accompagnato in tutto il circuito l'anno scorso, sono ancora vicini a noi, per cui è una... ci sentiamo italiani, molto italiani. Poi hanno scelto, vedi, un grande capo con il cognome Doc, Gianluca Italia. Torniamo invece ai nostri amici in studio adesso. Caro Marco Lanza, hai qualche curiosità? Sì, volevo chiedere a Patrizio, avete cominciato anche voi a giocare? Sì, abbiamo già fatto due tappe, abbiamo giocato a Bologna e abbiamo giocato a Rapallo, venerdì giochiamo a Carimate. E così. Quante tappe sono? 13. Di queste 13 quante ne vinci? Oddio. Adesso, non facciamo la laureare, perché sennò... adesso, no. Ma no, poi loro invece avranno un appuntamento molto importante tra poco, diciamo, perché ci sarà un incontro estremamente importante. Sì, quest'anno... Che cosa festeggiate? È il nostro 10° anniversario, perciò lo festeggiamo in modo... adeguato. So che andate da un grande chef. Esatto, un grande chef stellato, facciamo una mega festa tutti insieme con tantissimi ospiti. Bello, bello. Perciò... È un momento importante dell'associazione. Esatto, esatto. Per te invece, Adriano, qual è il momento importante per Arte Golf? Di solito è il giorno dopo la finale, quando tiri un attimo il respiro e dici... Oh, adesso per 12 ore me ne sto in vacanza. Guarda, è stato il giorno dopo la prima gara, perché quest'anno abbiamo voluto partire con un evento importante, anche perché la finale viene fatta in Marocco e quindi non abbiamo la possibilità di fare il classico evento con 300-400 persone. Difatti non so se c'è qualche immagine della nostra regia, se ce le propone quando... degli anni scorsi. Ecco, perché proprio noi abbiamo forse delle immagini di Arzaga di 2 anni fa. Ah, queste bello. Finali che organizzavi in modo eclatante, eccole qua, guarda. Cioè, qui quanti giorni ci mettevi a preparare il campo? Qua 8 giorni, ma diciamo che lavoravamo 15 giorni prima, che ad Arzaga, in una zona che non si vede, iniziavamo già a preparare degli allestimenti che poi sarebbero usciti nel giorno primo, nella notte prima, e quindi andavamo a disegnare le buche, gli allestimenti delle buche in una zona che loro chiamano mini club. Quindi era un lavoro quasi di un mese. Anche perché le attrazioni che avevi non erano indifferenti, una ogni buca, ma soprattutto c'erano giocolieri in campo. Abbiamo certo, visto di tutto, esatto, negli anni alle tue finali. Certo. La stessa cosa l'hai trasferita anche in Marocco oppure? No. Vorrebbe dire usare più o meno il budget di 2 o 3 anni per portare gli allestimenti dall'altra parte. Però l'anno scorso abbiamo fatto, eravamo in 107 giocatori, 70, no, 68 giocatori, gli altri accompagnatori, le mogli e i figli. Ecco, vabbè, no, questo... Questo è scappato, però voglio dire, vedi, ci sono tutti questi momenti di relax alle finali di Adriano Vicini che chiaramente aiutano anche a giocare meglio, o a dormire, certo, o a giocare meglio, tutto sommato. Diciamo che in Marocco stanno in 5 giorni e quindi li facciamo vivere un'esperienza particolare del Marocco, del Fairmont. È molto emozionante. È molto emozionante. Vicini, io ho visto la tua ultima gara, Marco ne ha viste tantissime, a Franciacorta veramente mi ha impressionato. Io penso che solo tu puoi organizzare così una cosa di così. Allora, per organizzare una cosa del genere, cosa bisogna avere in particolare? Che qualità? La pazzia. La pazzia. Io sono veramente contento di avere la finale in Marocco per dare qualcosa di veramente importante ai giocatori, di dare la possibilità di regalare un viaggio ad ogni gara, ma c'è anche la felicità di non dover passare quel mese di agosto nella preparazione di questa finale che è sempre stata ad Arzaga, perché basta un niente per buttare via tutto. Quindi ricordate, segnatevi le date di quanto riguarda Arte Golf, perché c'è un viaggio praticamente in palio ogni gara per la finale, ma soprattutto, voglio dire, non è un viaggio qualsiasi, non è che ti portano e poi vai a mangiare in mensa, cioè è una delle strutture più belle in assoluto, certo, del Marocco, ma non solo, a livello di turismo golfistico in generale, è veramente una location meravigliosa, com'è meravigliosa quella che stanno organizzando per l'associazione PF Golf, i nostri amici.
Noi ci fermiamo un secondo, poi torniamo da Patrizio Comi, perché so che ci sono tanti personaggi quest'anno che verranno a trovarvi sì. durante le vostre gare. Allora, fermiamoci un attimo, tra poco anche un collegamento telefonico. Restate con noi con Golf Television, puntata numero 252. Insieme i sogni si realizzano. Il nostro era costruire un ospedale per curare i bambini malati di leucemia. Il primo dove unire ricerca, cura ed assistenza per guarire un bambino in più. A Monza, il centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Ricerca, cura ed assistenza. Insieme. Questo è oggi il nostro ospedale. Scopri come aiutarci a guarire un bambino in più sul sito comitatomarialetiziaverga.it. In una torrida estate del 1994 in New Jersey, il ritrovamento del cadavere di Timothy Palmer, ex campione e allenatore del più prestigioso golf club del mondo, sconvolge la tranquilla routine della piccola cittadina di Pine Hill. Circa 20 anni più tardi, in una calda primavera italiana del 2016, a San Vigilio del Garda, Peter Meyer, giovane talento del golf internazionale, viene arrestato per l'uccisione della propria fidanzata, Laura Achilli. Una partita di golf lunga 20 anni, in cui storie, apparentemente slegate, sembrano essersi date appuntamento all'ultima buca, in Italia, per chiudere i conti. Eccoci nuovamente in studio con Golf Television. Beh, abbiamo parlato della Pasqua, quindi abbiamo questa pausa. Noi non andiamo, non è come Arte Golf che giocasi il sabato, che è il giorno di Pasquetta del lunedì. No, noi ci riposiamo nel nostro circuito. Torneremo invece in campo giovedì 25 aprile, è un grande giorno perché è San Marco. Io e Lanza ce la giochiamo così, insomma, andiamo a trovare dei grandissimi amici, un campo stupendo, uno dei pochi campi veramente in città, nel cuore della città. E stiamo parlando di Bergamo con Ai Colli di Bergamo. Noi abbiamo in linea con noi il direttore di questo splendido circolo, che è Claudio Orlandini, direttore storico dei Colli di Bergamo. Benvenuta a Golf Television. Grazie, grazie a tutti, grazie Marco. Allora, ben ritrovati. Senti, so che siete sempre in fermento per migliorare il campo, la struttura, tutto quello che gira intorno ai Colli di Bergamo, che è vero, alleva tantissimi ragazzi giovani perché è praticamente in città. Sì, esatto, è una struttura fruibile, una struttura molto, molto comoda, quindi noi siamo fieri di questo numero che aumenta sempre di più di giovani. Ne abbiamo tantissimi, l'anno scorso abbiamo ottenuto splendidi risultati e quest'anno ci stiamo impegnando per ottenerne altrettanti. Il nostro vivaio sta aumentando, i ragazzi sono contenti, abbiamo dei maestri bravissimi, abbiamo un responsabile molto attento, molto, molto bravo, per cui insomma siamo come hai detto tu sempre in fermento, stiamo sempre crescendo.
come l'Atalanta, Marco. Prepara tanti giovani. Esatto, se dobbiamo fare un paragone, diciamo, noi siamo molto più piccolini, però diciamo così, esatto. Senti, abbiamo ottime soddisfazioni. Anche perché voglio dire, la proprietà è della famiglia Percassi, quindi l'esempio buono dal calcio viene anche per i vostri giovani nel golf. E poi è vero, no? Sulle maglie hanno il simbolo dell'Atalanta, la vostra giovanile. Sì, sì. Esatto, infatti i ragazzi ne vanno fieri, possono portare insomma con orgoglio questo, siamo onorati insomma di poter portare sulle maglie, avere sulle maglie dei ragazzi questo importante scudetto, quindi sì, Atalanta ci aiuta in questo, ci supporta, per cui siamo veramente molto, molto contenti, molto soddisfatti. Senti, so che negli anni ultimamente avete fatto grossi lavori comunque al campo, c'è un drenaggio meraviglioso, il verde curato nei minimi dettagli, c'è tanta partecipazione alle gare. Ecco, che cosa possono trovare ancora di più gli amici che vogliono venire a fare la tappa, la sesta tappa il 25 di aprile, giovedì, ai Colli di Bergamo? Ricordiamo che ci sono tra l'altro i vincitori che vengono poi in finale a ottobre, con una finale da sogno. Certo, certo. Beh, oltre al, tu lo conosci, insomma, un ambiente molto, molto familiare, molto accogliente, quest'anno, allora, come partner per la ristorazione abbiamo Mimmo, e la novità di quest'anno è che è arrivata anche la pizza, per cui oltre alla parte sportiva abbiamo anche una parte molto appetitosa, e quindi oltre a tutto, a tutta l'accoglienza, a tutta la familiarità, insomma, da quest'anno si trova anche una buona pizza. Mimmo è conosciuto, insomma, la pizza di Mimmo è una delle più buone pizze che ci siano a Bergamo, quindi. Ma non solo a Bergamo, perché non solo Bergamo, perché è di grande tradizione, credo che tutta la Lombardia conosce bene ed è andata a mangiare in Bergamo Alta, dove Mimmo c'ha poi la sua sede principale. Ma adesso, esatto, da voi ripropone quella che è la tradizione della buona pizza italiana, oltre, è vero, oltre dei ottimi menù, perché il menù ai Colli di Bergamo è sempre impeccabile. Un'ultima domanda, che è una curiosità, ma sei riuscita a farlo giocare con le tue capacità, Gasperini oppure il presidente Percassi, o no? Non ancora, ma ci sto lavorando, Marco, ci stiamo lavorando. Ancora no, sono troppo impegnati ma ci stiamo lavorando. Claudia, a parte la familiarità di cui parlavi prima, qual è il segreto? Perché quando si viene al vostro club si respira un'aria diversa, un'aria accogliente, un'aria dove veramente si sta bene. Ma io penso che il segreto sia nel fare le cose con la passione, con la voglia di migliorarsi sempre più e di mettersi a disposizione per gli altri. Abbiamo una grande squadra, abbiamo una buona squadra che lavora principalmente con la passione. Penso che quello poi il risultato si vede. E quando si fanno le cose, sembra una frase fatta, ma col cuore, insomma, sempre con il sorriso sulle labbra, i risultati poi arrivano. Per cui penso che un po' il segreto sia questo. Beh, una grande anche riunione, una grande squadra e una grande passione. Merito di una grande squadra, merito anche di un bravissimo direttore, brava Claudio Orlandini. Troppo buono. Noi ci vediamo giovedì 25 aprile, auguriamoci anche che vengano tanti, tanti amici che ci seguono anche a questa gara del Golf Television Tour. Grazie ancora e buon lavoro. Sicuramente, vi aspetto, un abbraccio, grazie a voi e buon lavoro. Grazie. Circolo fantastico, pensa, ci arrivi con l'autobus cittadino, e questo vuol dire tanto per i ragazzini giovani, perché la mamma non è costretta a passare mezza giornata a un gol per accompagnarlo, certo, meno. Quindi ecco, le città dovrebbero prendere un po' esempio anche da quanto si può ricavare da strutture comunque presenti. Oddio, a Palermo c'è una struttura, certo, bellissima, che ti aiuta a giocare in centro città anche lì, Villa Eroldi, sì. Ci sono già degli esempi che stanno nascendo, credo che questa sia la strada giusta. Dicevamo Patrizio Comi, sai che c'hanno dei personaggi da Mille e una notte nel loro circuito quest'anno? Raccontami un attimo che pazzia avete fatto. Fuori nomi. Sì, beh, venerdì c'è Costantino Rocca, che giocherà con noi a Carimate. Poi il 17 maggio a Royal Park avremo Edoardo Molinari, che tra l'altro, ricordiamolo, c'è l'Academy nuova, da quest'anno, esatto, dal 2019, esatto, è presente a Royal Park. Qui vediamo delle immagini del repertorio dove avevate portato Paratore, esatto, a giocare, tornerà, in Francia Corta. Che tornerà a luglio. Dove? E poi a Folgaria. Ah,
Fate respirare all'altura. Sì, sì, esatto, estate. Cioè, già la tira corta, figurati in altitudine dove la scaglia, esatto, la pallina. Dopodiché a settembre dovrebbe esserci... Bertasio, bravo, mi sfuggiva. No, ovviamente Scalise, ma Bertasio. No, Scalise ce la teniamo noi per adesso. Esatto, poi vediamo, facciamo un po' un golf mercato. Scherzi a parte. Beh, credo che sono comunque bei momenti questi, perché di aggregazione, portare dei grandi campioni, sì, a contatto con i soci dentro la loro gara e giocano insieme a voi, le vedo da questa esperienza che era stata quella di paratore, sono grandi emozioni, credo, per un golfista amateur. Sì, 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 sicuramente. È stata molto apprezzata la visita di Renato l'anno scorso, 2 anni fa, ha fatto in modo che l'associazione si aggregasse ancora di più, perché tutti eravamo lì a vedere sto giocatore che la tirava da Dio. Bello, bello, bello. Velocemente, caro Adriano Vicini, tu organizzi tante cose, abbiamo parlato di arte golf, poi, allora, dammi un numero, quante gare organizzi in un anno, perché dopo parliamo anche degli altri circuiti. Penso che ci avviciniamo alle 600 gare quest'anno. 600 gare? Cioè, quando dormi? Che non ho capito ancora. No. Vado a letto presto. Ah, ecco, bravo. 600 gare in giro per l'Italia. E tra l'altro avete anche questo circuito molto, molto carino, simpatico. L'anno scorso abbiamo fatto una combinata in Sardegna, certo, e Smolas ad agosto, dove noi saremo presenti ancora quest'anno con due tappe. Natfoot, che è un altro circuito con, certo, finale. Che... è il terzo anno quest'anno, sono 15 gare con la finale il 20 settembre al Riviera Golf Club. A Riviera, bello. A Riviera. Come 2 anni fa. Vengo a giocare una tappa che voglio conquistarmi la finale, io non si sa mai, hai visto mai in una delle botte strane della mia vita che mi aiuta. Allora adesso noi invece andiamo a vedere che cosa è successo realmente in questo filmato a Franciacorta, pochi giorni fa, per la tappa inaugurale di Arte e Golf. Do you play golf? I used to. I haven't played for 7 years. Yeah. But I didn't start playing till I was 57. Why was I a good golfer? No. I remember in Spain, I remember. No, I wasn't. But I took it up too late. I was 57 before. Because I was busy running the club, I never had time. So I took it up too late. Qual è il suo rapporto con Arte Golf e Adriano?
What's your relationship with Adriano? Well, Adriano, I mean, I met Adriano through Stefano, and he knew I played golf, so he invited me to the first golf tournament down at... So I went to Garda. I went and played there. The first 2 years he held a golf tournament, I went and played there. Then I stopped playing. So, He developed a good relationship with Adriano. And his friends. Adriano's been over to United, to my guest in between. So, But it started through you. Un'amicizia che è cresciuta con il tempo. Grazie. Thank you. Good. Eccoci nuovamente in studio, direi un gran signore, Sir Martin Edwards. Poi ha parlato di questa amicizia con te, non l'abbiamo voluto mente tradurre, proprio non l'abbiamo voluto fare perché a parte che si capiva benissimo, ma avrebbe perso il tono della voce e il sentimento, l'emozione nel raccontare, perché lui quando si racconta trasmette qualcosa che va oltre al fatto concreto e vissuto, riesce a trasmetterti quelle sensazioni che diventano palpabili solo udendo bene la voce. Ecco, lui ha parlato del golf, Marcos ci ha scherzato, ha detto che è un buon giocatore di golf, prima se gioca a golf, ma sapendo che gioca a golf, però vedi la persona, l'umiltà della persona, credo. No, non è vero, non sono un buon giocatore. Tu l'hai conosciuto a Garda Golf, lui, perché lo diceva nella risposta. L'hai fatto giocare prima? L'ho fatto giocare al Garda Golf, io l'ho conosciuto 4 anni prima, e per il Garda Golf i primi 2 anni di Arte Golf era un invitational e io gli chiesi la sponsorizzazione al Manchester United per avere la possibilità di avere visibilità visto che entravo per ultimo in quel periodo nel mondo del golf. E lui è sempre stato un grande signore. Sono andato a trovarlo in Inghilterra a vedere le partite dello United e l'amicizia era nata a un mio compleanno che per un amico in comune era venuto a una festa e da lì più o meno ci vediamo in media una volta all'anno. Era da 3 anni che non lo vedevo, quindi 2 mesi fa ho mandato un'email perché non parlo benissimo l'inglese e avevo espresso appunto il desiderio di averlo e di avere il suo libro ed è venuto. È una persona splendida, in Inghilterra è conosciuto per dare le opportunità a chi merita. Senti, ma lui è... Ha voluto fare il modesto, ma è bravo a giocare a golf, che non ho ancora capito. Diciamo che giochicchia, è stato operato 3 anni fa alla gamba e quindi adesso non gioca più, ma lo fa per divertimento. Diciamo che nella gara che c'era una volta all'anno di Manchester Foundation non era lui che vinceva e mi diceva che vinceva ogni anno Rooney, perché è veramente bravo. Io ho giocato con York, ragazzi, tutta gente che gioca. Sì. York ha fatto 154 gol in Premier League. Senti, io devo dire grazie a Adriano che mi ha fatto conoscere un grandissimo personaggio, una persona molto umile, mi ha colpito come rispondeva a tutti, anche l'ultimo che passava per la clubhouse. Però tu hai una grande colpa. Ricordiamolo che lui è l'inventore del grande Manchester United, forse la più forte squadra del mondo per moltissimo tempo. Ma come mai non l'hai mai proposto all'Inter che ti fa tanto soffrire? Scusate, volevo trasformare una trasmissione di golf in calcio perché sennò non ne usciamo più. A Marco dico che abbiamo la stessa malattia. Lo so, siete due interisti, non è colpa vostra. Ne parliamo all'ospedale, fuori da qua. Non è colpa vostra, io da Atalantino, grande sostenitore d'Atalanta, vivo momenti belli in questo periodo. Viviamo. Allora, abbiamo parlato dei consulenti finanziari di PF Golf con il presidente Patrizio Comi. L'appuntamento
clou della stagione? Beh, l'appuntamento clou sarà, noi abbiamo due finali, la prima a settembre a Smolas, staremo via 4 giorni, lì c'è una prima finale, poi la finalissima alla Riviera Golf Resort. Ah, tutti lì, sì, già, tutti al mare, ho capito. Sì, no, più che altro perché essendo una stagione avanzata speriamo che il tempo ci assista. Ok, andiamo a vederci delle regole del golf che abbiamo trascurato settimana scorsa, Marco Lanza. Certo. Perché oggi saltiamo la lezione, perché facciamo gli auguri a Carlo Zappa, è già perfettamente in forma, ma settimana scorsa è rimasto un pochino a riposo anche lui, perché insomma è giusto che ogni tanto una piccola lezione ci vuole. Carlo, siamo pronti per la settimana prossima. Adesso andiamo a vedere invece, voi sapete che organizzate tante gare, che cos'è un comitato di gara? Guardali lì, uno o due. Io l'ho messo nello statuto, perciò in regolamento, perciò... Allora senti magari qualche consiglio in più di Roberto Ballini, perché appartiene comunque al mondo delle regole del golf. Da Golf Television e da Roberto, eccoci a rispondere ad alcune domande che molti telespettatori ci hanno fatto. Ci hanno chiesto che cosa è il comitato. Il comitato, nelle regole del golf, è quel gruppo di persone che gestiscono la gara, prima, durante e dopo. Faccio alcuni esempi. Il prima cosa significa? Deve il comitato preparare il campo, perché il campo deve essere correttamente segnalato nella definizione degli out, nella definizione delle aree di penalità o nella definizione di quelle situazioni anormali che possiamo trovare sul campo. Cosa sono queste condizioni anormali? Possono essere dei terreni in riparazione o possono essere situazioni che sono avvenute la notte precedente alla gara e il comitato non aveva avuto il tempo di prepararle con il giorno prima. Ma un particolare delle nuove regole introdotte il 1 gennaio 2019 è che il comitato può essere composto da una persona sola. Vediamo cosa succede in tanti nostri circoli. C'è il segretario sportivo, il direttore, un addetto di segreteria. In alcuni hanno il ranger che gira per il campo per controllare che il tutto si svolga correttamente. Questo è il comitato. Sono quelle persone che sono demandate alla gestione della gara. Abbiamo detto la preparazione del campo. Durante la gara c'è il controllo della gara stessa, intervenire per i ruling o intervenire se un giocatore, chiamando via telefono la segreteria, dice: io sono stufo di giocare con questo compagno di gioco che sta continuamente bestemmiando, urlando, lanciando ferri, scusate. In questo caso il comitato può intervenire, perché parliamo di gare di circolo, non parliamo di open dove il numero di arbitri è sufficientemente tale da coprire il campo. Qui abbiamo magari un arbitro solo o un ranger solo o soltanto un addetto di segreteria che deve prendere il car, uscire dalla segreteria e andare a derimere la questione per cui è stato chiamato. Quindi il comitato è l'organo supremo che gestisce questa gara, ma la gestisce anche a gara completata con la registrazione degli score, la preparazione della gara, scusatemi, della classifica, derimere eventuali questioni che possono essere sorte al termine della gara e la premiazione e la gestione dei premi. Inoltre, ultimo ma non importante, la gestione dell'handicap, che questo esula dalle regole del golf, entra nel settore dell'EGA, che è l'EGA Handicap System, che è questo organo che gestisce la gestione dell'handicap del singolo giocatore, e anche quello è demandato alla responsabilità del comitato. Questa è la parola comitato. Alla prossima da Golf Television e da Roberto. Allora, tante gare organizzate sia da Patrizio Comi, e poi
Adriano Vicini ne organizza addirittura 600. Ma Adriano Vicini, quando inizia a giocare a golf? È una domanda che ti ripetiamo ogni anno noi, ma però vorrei quando, capirlo. Quando smetterò di organizzare le gare? No, dai, ma ti è venuta voglia di tirare due palline? Allora, tutte le volte che sono nei sei mesi di primavera estate che organizzo le gare, che sono presente e mi viene voglia, solo che sono tanti gli impegni, le cose da fare, siamo una struttura veramente piccola e quindi siamo completamente dedicati a seguire la nostra attività. E a te invece non è mai venuto voglia di smettere di giocare le tue gare? Spesso. Scherzo, noi scherziamo. Io invece volevo chiedere a Vicini, visto che ormai sei da tanti anni dentro a questo movimento, che organizzi gare, insomma, cos'è che hai imparato dal golf? Ho imparato tante cose, sicuramente si parlava di etica, si parlava del comportamento nello sport, ho imparato a conoscere persone di diverse città che anche come cultura in città vicine sono diverse, e è molto bello e interessante poter vedere che ogni golf club è un piccolo mondo diverso da tutti gli altri, con caratteristiche, con policy, con costrutti teorici i diversi, ed è molto bello perché ogni domenica, oltre che avere un campo diverso, è proprio l'ambiente diverso e mi piace molto. E voi che organizzate da poco queste gare? Dieci anni, vabbè, insomma. Giusto come, ieri. Come ve lo aspettavate questo mondo del golf a livello organizzativo? Ma io devo essere sincero che ho sempre avuto tanta collaborazione da parte dei circoli. E perciò io non ho mai avuto grosse difficoltà, anzi ho avuto a dire la verità attenzioni, perciò mi è difficile rispondere in senso negativo a questa domanda, perché ho chiesto in senso negativo. No, nel senso tutti ti danno una mano a risolvere qualsiasi tipo di problema, perciò ben venga. Ecco, noi ricordiamo tra l'altro che abbiamo un gioco aperto, se possiamo tornare un attimo solo, ecco, con l'immagine studio, perché per abitudine ogni settimana lanciamo un gioco diverso, regaliamo dei green fee, è un po' il nostro slogan, dire c'è chi i green fee li vende, noi invece li regaliamo. Con la collaborazione, con la collaborazione dei circoli. Ma invece ci piace, essendo entrati un po' nel vivo del nostro circuito, aprire invece le nostre gare agli amici che ci seguono. E allora c'è questo gioca mese, gioca e vinci mese, dove lo ricordiamo per la tappa del 5 maggio a Crema. È aperto questo gioco, si può rispondere fino al 23 di settembre, quindi vedete c'è ancora tempo, mi raccomando, andate sul nostro sito internet, c'è il form da compilare. Lanciato praticamente settimana scorsa, siamo già di inondati di aprile, grazie, 23 aprile l'ho detto, no, la gara è il 5 maggio, 23 aprile, grazie alla regia che mi ha corretto. Dicevo, quindi questo che sta portando tante, la domanda è facilissima. Allora, come si chiamano i due percorsi del Golf Club Crema, quello a 9 buche o a 18 buche? Allora, per chi risponde, tra tutti quelli che rispondono correttamente, compilano il modulo sul nostro sito, facilissimo, lo mandate per mail, perché quindi è tutto telematico, tac, estrazione, e si vince la partecipazione alla nostra tappa con green fee, tassa gara, ci conosciamo, vi facciamo un bel filmato mentre giocate, perché le nostre gare le riprendiamo tutte, qui ricordiamo appunto che settimana prossima avremo le due tappe di Lecco e di Matilde di Canossa da mostrare ai nostri amici che cosa succede durante il nostro circuito. Siamo vicini alla conclusione, però io volevo ancora sentire un attimino Adriano Vicini e Patrizio Comi, quello che è un po' il sogno nel cassetto di questo 2019, visto che siete appena, per voi è il primo giorno dell'anno, perché avete iniziato i vostri due circuiti praticamente adesso, da poco, e quindi siete ancora nella fase iniziale di una macchina che chiaramente va sempre più veloce, ha preso velocità. Passo la palla. Così ci pensa. Guarda, sinceramente io spero che finisca bene. Questo è il mio sogno in cassetto, perché gli impegni quest'anno sono tanti e importanti, coinvolgiamo tante persone, coinvolgiamo tanti sponsor, perciò
il sogno del cassetto che finisca bene. Ecco. E per te, Adriano? Mi diciamo che non per copiare, ma il sogno di tutte quelle persone che organizzano degli eventi, dei tour, e quindi che magari nei sei mesi, da ottobre, novembre fino a marzo, prima di partire, trovano delle partnership. Siamo come degli chef che uniscono diversi sponsor, partner e amici, e che vada poi effettivamente tutto bene, tutto liscio, e che tutti i partecipanti siano contenti. Quindi... Ma c'è un campo dove domani devo andare a organizzare questa gara là? Che bello! Allora, tutti abbiamo un campo preferito da coccolare. Vuoi magari o per il percorso, per le persone che incontriamo là che gestiscono il circolo, dove ti trovi meglio. Non con questo vuol dire che si trova peggio dall'altra parte, altrimenti non organizzavate neanche l'evento negli altri circoli. Ma qual è il circolo che vi piace maggiormente? Ma noi abbiamo fatto, ogni anno facciamo una specie di classifica che... Dei soci? Dei soci, sì, dove faccio andare dei voti per il lato culinario, per il campo, per l'organizzazione. Ci serve un giudice, io vengo sempre. Sì. Quello culinario sono fortissimo. E diciamo che la Mandria a Torino ci piace. Sì. Beh, quindi siete più sul Piemonte voi? Sì. Adriano, guarda, io potrei rispondere per Adriano Vicini, però lascio rispondere a lui. Sono curioso di sentire la tua risposta. Io? Sì. Io non so perché, ma per la conformità del percorso, perché è gestito da persone simpaticissime, tutti ti direi Castello Arquato, non so perché. Mi fa emozionare perché era il circolo che avrei detto, non è in arte golf. Beh, ma in altre gare sì, però. Ho le altre gare e sono dei cari amici e ti dico che perché è anche la mia base dove mi fermo a dormire quando sono in zona. Ecco, vedi, quindi si respira un'area esatto. Particolare. E qual è invece di arte golf allora? Di arte golf ti dico, farei fatica a rispondere perché poi magari probabilmente farei fatica ad entrare dagli altri. Francia Corta, perché è la prima tappa, quindi è quello che sdogana casa. Le tensioni di una stagione. Esatto. Diciamo così. Abbiamo finito, possiamo andarci. Salutiamo i nostri amici. Arte Golf con Adriano Vicini, ma non solo Arte Golf, 600 gare durante l'anno. Patrizio Comi, PF Golf. Grazie dell'invito. Consulenti finanziari per far giocare tanti consulenti. Ogni tanto lavorate anche, sì. Sì. Sabato e domenica. Io scherzo, chiaramente. Bene, grazie a voi che ci avete seguito. Non perdete la prossima puntata di Golf Television, perché ci sono veramente dei servizi particolari da seguire. Vi aspettiamo alle nostre gare e alle nostre trasmissioni Golf Television. Buona settimana a tutti.